Nella sala Romanelli della Reggia di Caserta sono state inaugurate le installazioni video e virtuali 3D della casa d'outdoor, disegnata da Alessandro Mendini, con le stanze e il giardino progettati da altri 13 importanti architetti e designer. Oltre a Mendini, nell'operazione sono coinvolti nomi come quelli di Renzo Piano, Riccardo Dalisi, Michele De Luca e tante altre archistar. All'inaugurazione anche Nanda Bigo, antesignana dell'architettura femminile, a fare gli onori di casa il direttore Mauro Felicori, con lui autorità politica e culturale, il consigliere del governatore De Luca per le attività culturali, il filosofo Sebastiano Maffettone, quindi Alessandra Fini Zarri, presidente del comitato d'outdoor, e Maurizio Marinelli della Fondazione Isabella Seragno. Quando Alessandro Mendini ha accettato di disegnare la casa d'outdoor, che avrebbe dovuto essere l'ispirazione di tutto il nostro progetto, prima ancora di andare a scegliere e a proporre agli altri architetti di partecipare alla realizzazione delle stanze, appena l'ho vista, mi è venuta in mente la Reggia di Caserta, perché lui ha disegnato nella sua forma, nel suo modo barocco, policromatico di disegnare le cose con questi pennarelli colorati, lui ha disegnato in realtà una reggia di sogno. Lui ha voluto che la casa d'outdoor fosse una casa importante, una casa regale, perché era la casa in cui noi avremmo realizzato quell'impegno di responsabilità sociale che è dietro al progetto d'outdoor, cioè la raccolta fondi per gli hospice e per la gestione degli hospice dell'Accademia di Scienze di Medicina Palliativa. Di lì a pochi giorni ho saputo che Mauro Felicori, che conosco da tanti anni perché sono di Bologna, lui è di Bologna, ci conosciamo, ha presentato molti miei libri, io faccio anche l'editore. E a questo punto gli abbiamo telefonato e gli abbiamo detto: ma possiamo venire a vedere la reggia, che qualcuno di noi non l'ha ancora vista? E lì abbiamo trovato una sintonia. Lui ha capito al volo che poteva essere disponibile. La prima cosa che ha detto quando abbiamo presentato il nostro progetto è stata: ma perché non venite a presentarlo anche alla reggia? Tutto qui è nato da una sintonia, da affinità elettive, forse anche, come dire, facilitate dal fatto che siamo entrambi di Bologna, che ci conoscevamo da tempo, ma soprattutto da una sua grande sensibilità. Mauro Felicori è una persona veramente molto in gamba, che sa come valorizzare le cose che producono l'effetto che lui vuole ottenere, cioè far capire che la Reggia di Caserta è uno dei luoghi più belli, interessanti, più stimolanti per contenere arte contemporanea, innovazione. Ecco, e come si integra? Gli spazi di questo luogo sono meravigliosi, questa sala enorme, bellissima, è stimolante. Noi abbiamo deciso di fare la nostra black box, doveva essere quadrata e doveva essere una normale black box in cui la gente entra dentro e vede le proiezioni all'interno. Ma quando abbiamo visto questa sala, quando abbiamo visto questi spazi, quando abbiamo visto i carré, ci è venuto l'idea di fare una struttura circolare, per fare in modo che le proiezioni non impedissero di vedere il contesto, cioè di vedere la stanza, la sala. Cioè, se avessimo fatto entrare le persone per far vedere il nostro video all'interno di una black box, le persone non avrebbero potuto vedere la stanza, e questo era un penalizzante nei confronti del luogo dove siamo e del luogo dove siamo ospitati. Cioè, perché questa è la prima presentazione della casa d'outdoor. La porteremo al Max in settembre a Roma, poi la porteremo al Marte di Rovereto a Trento, e poi la porteremo al Mambo a Bologna e poi al Mast di Bologna.